Dio mio, non potrò mai dimenticarmi l'occhio vuoto di quella poveretta. Con l'altro mi guardava come se potesse vedermi. Sì, è stato orribile, ma ora cerca di non pensarci. Tieni, bevi. Va meglio? Ma perché sei venuto, Mark? Perché vuoi complicare le cose? Alma e io non abbiamo fatto altro che litigare a Parigi. E così, alla fine del congresso, ho deciso di non tornare con lei in America. Le ho detto che avevo da fare, che l'avrei raggiunta fra qualche giorno. Invece sono venuto a Barcellona. Io volevo rivederti. Avevo bisogno di sentirti vicina. Ma non a queste condizioni, Mark. Te l'ho già detto. Io voglio combattere con tua moglie ad armi pari. Vedi, mi sentirei un verme se approfittassi della situazione. Quando lei sarà guarita, allora ne riparleremo. So aspettare. Non è vero, e lo sai benissimo. Quella volta abbiamo sbagliato, e non ce ne sarà una seconda. Non voglio essere la tua amichetta. È già così difficile lavorare per te e volerti bene. Cerca di capirlo. E poi odio le situazioni ambigue, i compromessi. Non dire così, è questione di poco tempo. Alma non è rientrata a Burlington. Prima di partire l'ho convinta a sottoporsi alla cura del sonno in una clinica di New York. Il suo in fondo non è che un esaurimento nervoso. Quando sarà dimessa le parlerò chiaro. Capirà anche lei che l'unica soluzione possibile tra noi due è il divorzio. E adesso? Dimmi, che hai intenzione di fare? Resto qui con te. Fioriranno i pettegolezzi. Sono tutti di Burlington gli altri. Ma che importa? È un rischio che proprio non vuoi correre?